Oggi parliamo dell'espressione essere uccel di bosco. Ciao e benvenuti a Oggi Parliamo, il podcast per gli studenti di italiano. Come va? Come stai? Spero tutto bene. Prima di iniziare ti ricordo che puoi supportare questo podcast offrendomi un cappuccino sul mio Patreon, dove puoi anche comprare le trascrizioni degli episodi. E se vuoi prenotare una lezione con me, trovi il link in descrizione. Stai ascoltando la radio italiana. Il conduttore, il giornalista, sta parlando di alcuni ladri che stanno scappando dalla polizia. Il giornalista dice che uno dei ladri è ancora uccel di bosco. Cosa vuol dire? Essere uccel di bosco vuol dire essere in fuga, scappare da qualcosa, essere irreperibile. Questa espressione deriva dal confronto, dal paragone tra l'uccello che vive libero nei boschi e l'uccello che vive in gabbia. La gabbia è quella cosa che contiene gli uccellini. È come una prigione per questi piccoli animali. L'uccello libero che vive nei boschi è difficilmente catturabile. È difficile catturare questo uccellino perché è libero e può volare dove vuole. Ecco perché usiamo questa espressione per parlare delle persone che scappano e che hanno normalmente dei problemi con la giustizia. Quindi, se stai ascoltando la radio italiana e un giornalista dice che una persona in questo momento è uccel di bosco, sta parlando di un ladro o di una persona che ha dei problemi con la giustizia e che per questo sta scappando. Ok, anche per oggi abbiamo finito. Io ti ricordo che se vuoi supportare questo podcast puoi offrirmi un cappuccino sul mio Patreon o puoi prenotare una lezione con me. Noi ci sentiamo domani. Ciao!